Salve, quello che vedete alle mie spalle è una ricostruzione del pianeta Terra di notte. C'è un satellite che prende fette di territorio e le fotografa. E se voi foste dei marziani che atterrano sul nostro pianeta, potreste scegliere di atterrare in una zona ampiamente illuminata come questa o questa o questa, che è un simbolo di pianeta avanzato dove si vive a lungo, oppure atterrare da qualche parte dove il futuro non c'è, perché si vive poco e si vive male. A proposito di chi diceva che il futuro ce lo costruiamo, no. Ci sono delle cose che non si spengono e purtroppo quelle le dobbiamo affrontare. Questa mappa corrisponde a questa, che è l'aspettativa di vita. In verde si campa più di 75 anni, in giallo si campa fra i 50 e i 60, in rosso si campa poco, e quindi c'è una corrispondenza 1-1 fra la possibilità di avere energia, illuminazione, istruzione, ospedali, welfare, scuole, e l'aspettativa di vita su questo pianeta. Allora, chi ha il compito di fare tecnologia e di mettere a disposizione quelle macchine, quelle stesse macchine che fanno cose inutili come i social, nella maggior parte dei casi, e che consumano quantità di energia spaventose, perché noi ci preoccupiamo tutti quanti del fatto di essere addicted, no? Di diventare dipendenti da una droga pressoché inutile, e non ci preoccupiamo del danno che invece fanno ad altri livelli. Chi fa tecnologia deve capire che il pianeta si è già spezzato in due. Abbiamo una grande bottiglia, in un angolo c'è acqua a 100 gradi, tutto il resto è acqua a 20 gradi. Ditemi se vi sembra sociologicamente, nonché termodinamicamente sopportabile come approccio. Questa è la descrizione del pianeta Terra oggi, e dobbiamo pensare per il futuro che esiste due tipi di tecnologia. Uno per le società come la nostra, ricche e che hanno la fortuna di invecchiare. Hanno la fortuna di morire di cancro, di morire di attacchi di cuore, di queste malattie degli esseri che vivono a lungo. E in queste società bisogna creare un nuovo welfare, il welfare che viene generato dal vecchio welfare. Abbiamo avuto medicinali, abbiamo avuto ospedali, scuole, adesso campiamo più a lungo. Dobbiamo garantirci una terza età. Fra 30 anni avremo un 35% della popolazione che è oltre i 65 anni. A questi bisognerà garantire un invecchiamento sano. Non ha senso vivere per vivere male. Quindi riabilitazione, sostenibilità delle età avanzate, screening predittivo, medicine personalizzate, in cui il singolo evento sulla singola cellula viene potenzialmente corretto. E poi avremo una larga fetta della popolazione che invece deve crescere, ha bisogno del basic welfare, quello che abbiamo già noi, medicinale a basso costo, diagnostiche portatili dove non ci sono gli ospedali, informatizzazione e trasferimento di tecnologie, allungamento della vita grazie all'igiene, all'alimentazione, alla cultura. E non è così semplice, perché la popolazione cresce ulteriormente, saremo fra una ventina d'anni 9 miliardi, e in realtà c'è un problema di sostenibilità. L'essere umano è un parassita, nel senso biologico del termine, noi non costruiamo nulla, produciamo, consumiamo e basta. E il sistema chiuso pianeta ha una certa quantità di risorse da darci che poi sono finite. Questo richiede un approccio misto, scienza dei materiali, nanotecnologia, robotica, computazione informatica, in senso molto ampio, e scienze della vita. E questo è il nostro dovere. Date un'occhiata a queste tabelle, sono ovunque su internet, non vi voglio annoiare troppo. Stiamo antropizzando il 15% della superficie terrestre. 100 anni fa era irrilevante questa percentualità. Oggi si parla di biodiversità, no? Le estinzioni delle specie sono maggiori di 100 all'anno, in termini di milioni all'anno. Abbiamo limiti proposti a 10, a livello preindustriale era minore di 1. Qualunque cosa guardate, CO2, buchi dell'ozono, prendete un parametro qualsiasi, sceglietelo voi, vedrete che c'è un problema serio di costruzione di questo futuro. Allora, primo problema è l'acqua. Oggi abbiamo consumi da 350 litri al giorno per una famiglia in America e 165 in Europa, in Africa è 20. Il fabbisogno minimo dal punto di vista della sopravvivenza è 5 litri al giorno, il fabbisogno civile è 50 litri al giorno. Qui vedete delle spugne modificate con delle tecnologie nano, su cui non vi annoio, non è un talk scientifico, voglio solo mettervi alcune lucine rosse in testa, alcuni warning. Queste sono spugne che sono state modificate inserendo delle molecole artificiali che, come vedete, sono in grado di tirar via l'olio dall'acqua. Questo era olio che galleggiava sull'acqua, la spugna non assorbe l'acqua, assorbe l'olio. Qual è il concetto? È quello di dire: io posso filtrare una falda che negli ultimi 20 anni
si è abbassata di 20 metri, stiamo perdendo le poche riserve di acqua dolce, si stanno esaurendo ad una rapidità impressionante e non riusciamo a purificare gli strati profondi. Perché questo? Perché la gente non ha capito che l'energia costa acqua. Oggi produrre un megawattora a mezzo di sorgenti idroelettriche costa 80.000 litri di acqua, produrre la stessa quantità di potenza oraria con centrale a carbone 200.000 litri per il raffreddamento, con la fissione 150.000 litri. Chi ha energia c'ha l'acqua, chi mangia più energia vuole più acqua, usando tanta acqua c'è un problema di sopravvivenza perché ci sono dei limiti fisici alla quantità di acqua che abbiamo. La tecnologia deve andare in questa direzione. Torno al discorso di garantire a noi un'esistenza più lunga, e siamo già fortunati perché ce l'abbiamo lunga date le zone in cui viviamo. Costruire sistemi intelligenti. La natura ha creato oggetti come gli anticorpi, dei sistemi chiave serratura, no? Che si riconoscono biologicamente, per cui in generale siamo in grado di aggredire un patogeno e di farlo fuori. Ecco, bisogna creare degli anticorpi artificiali, queste ormai sono delle tecnologie che stanno sviluppando molto bene. Oggi si fanno delle piccole navicelle da 20-30 miliardesimi di metro, sono tipicamente 200 atomi di diametro, sono dei magneti molto piccoli, ossidi di ferro, vengono coperti con delle spugne di polimero, sono delle spugnette vere e proprie di 100 miliardesimi di metro. Intorno a queste spugnette ci sono delle molecole che sono in grado, biomolecole, in grado di riconoscere la specifica malattia che noi vogliamo attaccare, e la spugnetta è in grado di assorbire un chemioterapico, un antinfiammatorio. Questo oggetto tutto quanto è 150 nanometri, il sistema immunitario non lo vede, è in grado di passare la gran parte delle barriere delle cellule, trova la cellula malata perché ha i riconoscitori, quelli azzurri. Il polimero si dice responsive, cioè in grado di riconoscere variazioni di pH, di temperatura, e quindi in grado di rilasciare il medicinale dove serve. E mentre fa questo mestiere, siccome questo è un magnete, dà anche un contrasto in risonanza magnetica, e siccome è un materiale super paramagnetico, se c'è una radiofrequenza all'esterno riscalda e fa ipertermia. Capite? Una pallina, un proiettile intelligentissimo di 150 miliardesimi di metro che fa diagnostica e terapia insieme. Questa è roba che si deve vendere come presidio farmaceutico un giorno e che deve eliminare tutto quello che è la conseguenza macroscopica di una chemioterapia massiva come la facciamo oggi. Ma ribadisco, è un lusso. La scoperta che vi ho fatto vedere prima, la tecnologia di prima, riguardava i poveracci che non hanno l'acqua. Questo riguarda quelli ricchi che vivono a lungo come noi. Ed è qui un po' la divaricazione delle tecnologie, che per fortuna hanno tutte una stessa matrice, che è lo studio degli atomi e delle molecole dal basso, mettendoli insieme. Un altro esempio che vi do, giusto per dirvi dove si può arrivare oggi, ci sono ormai dei chip di plastica, roba molto piccola, costa poche decine di centesimi di euro, in cui è possibile mobilizzare un singolo filamento di DNA. Questo è proprio un filamento singolo, una roba di 200-300 nanometri, questi qua sono 20 micron di lunghezza e 200, anche meno, nanometri di spessore, che viene mobilizzata dove serve e che può essere studiata selettivamente, una singola molecola, per fare quello che noi chiamiamo la diagnosi molto precoce, per andare a vedere se ci sono dei cambiamenti con delle tecniche su cui non vi annoio in questo momento. Allora, dove va questo tipo di tecnologia? L'idea è che domani, un domani non troppo lontano, si possano portare delle piastrine di plastica dal costo molto basso, su cui si sputa, su cui si fa un cosiddetto buccal scrape, si prende un po' di sangue dalle gengive, un qualsiasi fluido di tipo biologico, e queste contengono una serie di reagenti colorimetrici che ci dicono se una certa mutazione è avvenuta. Bisogna conoscere molte cose ovviamente, sapere che malattia si cerca eccetera, ma ci dice in maniera colorimetrica on off. Ovviamente se off non c'è problema, se on si deve cercare un ospedale vicino dove non ci sono gli ospedali. Altro problema insostenibile: produciamo 290 milioni di tonnellate di plastica ogni anno. La plastica biodegrada in 1000-1200 anni ed è un composto del petrolio, come sapete. La cosa paradossale è che tutto è fatto di fibre in natura. Tra l'altro mi è venuta una riflessione interessante quando sentivo il bellissimo intervento sull'evoluzione che facevi prima. Quel fantastico albero trilobato, per noi fisici, è una cosa ancora più intrigante, perché il 90% di quei rami sono fatti da 6 atomi, sono sempre gli stessi. La natura mette a disposizione un centinaio di atomi, però poi tutta quella roba che vi ho fatto vedere di evoluzione, bellissima, dall'unicellulare a tutte le specie umane, animali, eccetera, sono 5-6 atomi. 85-90% della massa è idrogeno, ossigeno,
carbonio, calcio, azoto, that's all. Quindi immaginatevi, poi se la volete scomporre, l'evoluzione è una cosa facile. 6 mattoncini Lego, cambiate l'architettura e fate dall'organismo unicellulare all'elefante, passando per l'uomo. E sono tutte fibre, torno al mio discorso, perché poi in realtà noi siamo tutte fibre, fibre muscolari, oggetti che si contraggono, alla fine è tutta roba lunga che in qualche modo si interconnette. Persino il cervello, se non avesse certe cose prolungate che creano sinapsi, gli assoni, eccetera, non funzionerebbe come funziona. Allora, se la fibra è il metodo, e la meccanica della vita è basata sulle fibre, e si fa tutto sempre con idrogeno, ossigeno, carbonio, eccetera, ma perché la plastica noi la facciamo col petrolio? Sprechiamo nella sola Europa 24 milioni di tonnellate di vegetali di scarto, perché noi facciamo prezzemolo, facciamo riso, facciamo cacao, caffè e tutto lo scarto viene buttato. Questo è per il 90% cellulosa e lignina, che sono delle fibre, sono degli zuccheri. Esistono adesso delle tecnologie per recuperare questa cellulosa. Qui vedete, vado direttamente al risultato, questa è plastica, 100% prezzemolo. Questa biodegrada in pochi mesi. La possiamo fare... Grazie. Si può fare col prezzemolo, si può fare con il riso, si può fare con il sedano, con il finocchio, con il caffè, con il cacao. Abbiamo tutti i vegetali possibili. Entrati in laboratorio, sentite, sembra di stare da un fruttivendolo. La cosa interessante è che di solito si paga per smaltire questi materiali. Queste diventano fonte di revenues. C'è un problema di business model, visto che ci sono tanti economisti. Portiamo tutti gli scarti in un posto con i tir, oppure ognuno si fa la sua plastica, ma è troppo poca perché la plastica è massiva. Lo stiamo studiando, però funziona. Altro problema, invecchiamo, abbiamo problemi di terapie parallele, tanti malati, tanta gente che ha bisogno di riabilitazione dopo gli incidenti, o per vecchiaia, o semplicemente perché ha avuto degli ictus. Ed è cruciale riprendere una persona che ha avuto un ictus nei primi minuti, anche se non è cosciente. E non possiamo avere un fisioterapista per malato, soprattutto perché i malati crescono. Allora, qui vedete, questo è quello che noi facciamo forse come attività principale, bioispirarsi. Questo è un mezzo essere umano dotato di un sistema vestibolare avanzatissimo, con tutto l'apparato biomeccanico, scheletro muscolare, identico al nostro, ma ovviamente finto, artificiale. Vedete cosa fa, no? Muove i fianchi, fa tutto quello che facciamo noi, è in grado di alzare i piedi quando uno lo spinge e vive. E consumano 190 watt, come le gambe di un essere umano. L'essere umano è una macchina da 1 kilowatt circa, da 1000 watt, come un frigorifero, una lavatrice. Quindi pone anche un problema energetico interessante. Questo ormai è il generatore di una serie di tecnologie che poi servono a riabilitare i polsi, le spalle, le gambe, perché è una tecnologia che fa tutto il corpo. Ma come voi sapete, c'è mens sana in corpore sano, e quindi se noi lavoriamo su un corpo che dovrà aiutarci un giorno ad avere protesi impiantate, aiutare i malati, gli anziani, eccetera, ci serve anche che questo corpo pensi, sappia prendere piccole decisioni e ci assista. Questo è il nostro bambino, che ha un'intelligenza, diciamo, da bimbo di un anno e mezzo, nulla di più che si possa fare, poi vi spiego anche perché. Qui vedete, ha imparato a scrivere, ha fatto training per molti mesi, ha imparato l'alfabeto, adesso è in grado di scrivere il suo nome, che si scrive iCub, cucciolo di robot. Ci sono diverse varianti, è un nuovo ecosistema, bipedi, quadrupedi, centauri, fauni, it's not a problem, possiamo montare pezzi, è un'evoluzione molto bioispirata, ma potrebbe diventare beyond evolution tutto questo, no? Perché potremmo anche decidere che ci servono 6 gambe, 7 braccia e un'ala, o fare un oggetto che ha 4 gambe ma che è idrodinamico, non è quello il problema. È chiaro che queste macchine pensano, devono essere in grado di pensare, sono compagni del cittadino. Perché tutti vogliamo un telefonino quando potremmo avere fra 10 anni una cosa più sofisticata, che è un aiutante, che stira, lava, lavora negli ambienti pericolosi, cura i malati, li porta in bagno quando non possono deambulare, o fanno grandi processi produttivi in ambienti rumorosi, pericolosi. Riflettete, questo è fondamentalmente l'unico aiuto che noi possiamo dare agli esseri umani in un mondo che sta diventando stretto. E tra l'altro questo crea componenti, parti, che sono utili per aiutare quelli che hanno perso mobilità. C'è tutto un mondo, assistenza agli anziani, monitoraggio, disaster recovery, aiuto in casa, divertimento, educazione. Se pensate cosa ha fatto il telefonino, pensate cosa può fare questo. Ma per fare le cose che vi dico, bisogna andare al core,
ha la capacità di fare conti. Io non mi preoccupo francamente del fatto che stiamo estraneandoci con Facebook, con i social, troppe informazioni, ma chi se ne frega, c'è il pulsante, spegnete e non avete problemi. Qual è il problema? Io ve lo dico io qual è il problema, che le droghe, quelle inutili, danno dipendenza ed è difficile spegnere il pulsante, ma quello è un problema di debolezza dell'essere umano, non è un problema della tecnologia. Il problema è un altro, è che se il silicio fosse stata la cosa giusta, ed è il silicio, quello dei computer che ci permette di avere internet o tutto il resto, noi ci saremmo evoluti verso silicio e metallo, invece noi siamo acqua e carbonio. Questo è il vero messaggio dell'evoluzione. La sorgente più adattativa di pensiero, di calcolo, è a più basso consumo, noi, metabolici. Allora, per domani, visto che il futuro, io insisto, un po' c'è, e lo dobbiamo accettare, dobbiamo avere delle contingency strategies, quindi intelligenza in cloud, e le infrastrutture, perché abbiamo l'1% di rete in Italia, facciamo ridere, dovremmo crescere e questo è un aspetto sicuramente di politica della comunicazione e della tecnologia. Ma per dopodomani cominciamo a chiederci, silicio verso neuroni, 40 milioni di transistor in una CPU di computer che si parlano uno con i 10 primi vicini, 10 alla 14 transistor nel mio cervello in una struttura tridimensionale non piatta, dove ogni neurone ne vede 20.000, alta interconnessione, plasticità neurale, synapse plasticity, poi vabbè, roba un pochino meno divulgativa. Come parlano i computer? Con gli elettroni, corrente elettrica. Come parla il cervello? Con gli ioni, che sono atomi, 2.000 volte più pesanti degli elettroni, che galleggiano in acqua. Quando vengono i crampi è perché non abbiamo più sali, non abbiamo più ioni e si contrae il muscolo. È sempre lo stesso meccanismo che ci dà il segnale. Batterie verso metabolismo, c'ho bisogno della batteria per il computer e facciamolo questo conto. Io, 85 kg, corro in bicicletta quando faccio le mie misure ergometriche, un kilowatt lo tiro fuori, con 450 kcal, pezzo di cioccolata, tutto il giorno parlo e faccio 10 alla 18 operazioni al secondo, un miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Il mio computer, con le mie 450 kcal, sta acceso 2 minuti e fa 2 milioni di operazioni al secondo. È molto veloce, ma sono incomparabilmente meglio io di lui, no? Siamo tutti noi incomparabilmente meglio. Allora, la volete una internet seria? Partiamo da un presupposto. L'essere umano è l'internet più avanzata che ci sia. 10 alla 18 operazioni al secondo con 450 kcal. Nessuno compete con noi. L'internet normale fa petabyte al giorno, 15 petabyte al giorno come traffico dati, è niente rispetto a quello che facciamo noi in un secondo, ed è elettronica. Allora dobbiamo evolvere la tecnologia in questa direzione, una bio-inspired technology. E infine l'energia, perché questa cosa va alimentata e io onestamente batterie non ne voglio da nessuna parte, quindi vorrei che ci fosse un meccanismo di alimentazione after tomorrow che è un meccanismo, diciamo, più biomimetico. L'ideale sarebbe prendere l'immondizia, metterla in una cella combustibile e questa genera, con cicli noti, degli zuccheri o dell'idrogeno e questi alimentano l'elettrodomestico umano, il robot umano e quindi il 20% del consumo energetico del pianeta, che è housekeeping, diciamo, l'elettronica di casa, potrebbe essere alimentato dall'immondizia. Oppure, e concludo, se mi fate partire questo filmato, per piacere che non posso da qua, vedete questo ragazzo sta soffiando su un pezzettino di plastica, che come notate è molto molto piccolo, è plastica questa, e mentre soffia, vedete chiaramente che qui si genera, questo è un misuratore di tensione, si genera un segnale. Questo oggetto può generare tipicamente 1,5 volte con la velocità di un soffio, 12 metri al secondo. Immaginate di andare in bicicletta, di averlo sulle macchine, sui treni, è plastica, risente della turbolenza, sotto la chiglia delle navi, su qualunque cosa si muova, e questo è in grado di produrre energia. Sapete quanta energia ognuno di noi dissipa camminando? Semplicemente contro la gravità, quello che sto facendo io, 60 watt è persa. Le sospensioni delle vostre automobili, vibrando, generano centinaia di watt. Recuperiamole, energia persa, ci carichiamo il cellulare. Si può fare questo, si può usare, come vi dicevo, la produzione enzimatica, si possono usare i batteri, l'immondizia, si può fare tanta roba, va gestita localmente con delle macchine piccole che sono come il nostro fegato, 1,5 kg di centrale energetica che alimenta un oggetto di 85 kg e cominciamo a pensare in modo nuovo. Ecco, allora, se è vero che il futuro lo facciamo noi, secondo me si fa così. Tutto il resto, francamente, mi sembra un passaggio intermedio
in cui quasi quasi noi la tecnologia la subiamo. Invece internet è il nuovo welfare, la tecnologia è quello che deve garantire l'esistenza della specie. Allora, concludo. Qual è il futuro, secondo noi tecnologi, secondo noi biechi hardwareisti? Nel G8, facciamo anche il G20, si campa sino a 80 anni, vogliamo campare di più, e vi ho detto cosa pensiamo di fare. Nel 1750 l'aspettativa di vita era 27 anni, pensate com'è cresciuta. In altri posti invece è ferma. Dobbiamo ridurre le differenze, rendere il pianeta sostenibile, fare del nostro meglio, è una questione di cultura, di logica e di tecnologia. Poi, ricordatevi che a un certo punto non basterà, e come nel 1492 qualcuno ha preso la nave, io poi vivo a Genova, quindi, ed è andato a trovare posti nuovi, qualcuno dovrà prendere la nave e andare a cercare altri posti. Quindi la ricerca, quella curiosity driven, quella sulle cose che forse non avverranno mai, bisogna continuare a farla, perché se c'è speranza che qualcuno voglia andarsene, gliela dobbiamo dare. Bisogna dare speranza a chi rimane e speranza a chi vuole andare via. E questo secondo me è il dovere della tecnologia. Grazie.